La Sicilia è una regione caratterizzata da elevata attività sismica. Per quanto riguarda la città di Palermo, sono disponibili numerose fonti locali, sia tramandate che scritte, che attestano il verificarsi di antichi terremoti. Generalmente si tratta di terremoti di non elevata entità, ma qualcuno ha invece causato forti danneggiamenti. La sismicità di Palermo è caratterizzata sia dalla presenza di terremoti di origine locale che dal risentimento di quelli con epicentri più lontani, a causa di fenomeni di amplificazione e degli effetti dovuti alla litologia presente nel territorio palermitano. I cerchi rossi nella figura rappresentano i terremoti che hanno causato risentimenti e danni a Palermo. Dalla sua strategica posizione geografica, la città è sempre stata oggetto di interesse da parte di popoli dominatori nel corso dei secoli. Nell'VIII secolo i Fenici fondarono il nucleo più antico dell'insediamento, che i Greci poi chiamarono Panormo, tutto porto. Si trovava su un'altura ed era limitata da un lato dal Mar Tirreno e dall'altro dai due fiumi, il Papireto e il Chemonia, detto anche fiume d'inverno per il suo regime torrentizio. Gli arabi hanno avuto sulla città un impatto molto rilevante, cambiando radicalmente la sua urbanizzazione, e durante il loro dominio Palermo fu capitale e anche uno dei più importanti centri economici e culturali della Sicilia. Dall'originaria cittadella fortificata delimitata da mura, si passò così alla configurazione squadrata, simile all'attuale ricca di giardini. Con i Normanni la pianta della città cambia e appare tagliata in due dalla strada Nuova Maqueda. Solo alla fine del XVI secolo la città assumerà l'attuale configurazione divisa in quattro quadranti, noti ai palermitani come quattro canti. Proprio l'insabbiamento degli antichi letti fluviali del Chemonia e del Papireto è causa dell'amplificazione degli effetti sismici riscontrati nella città vecchia in occasione di alcuni terremoti. Amplificazione che si osserva anche nell'area costiera in corrispondenza del fossato cinquecentesco interrato. La presenza di cavità carsiche, di falde acquifere superficiali e di vuoti sotterranei aggrava, in caso di terremoto, la condizione litologicamente già complessa della città.